put up the White House flag. Un po' più di coraggio. Lavorare sulla mentalità, lavorare sugli atteggiamenti. L'ho visto il primo tempo, il secondo tempo l'ho visto. E al netto delle nostre qualità, io penso sia una questione di testa. Vorrei dire a questi ragazzi che secondo me con le nostre potenzialità, se andiamo indietro subiamo, se andiamo avanti ci difendiamo meglio. E noi bisogna migliorare sotto il profilo del palleggio, bisogna migliorare. Noi abbiamo una squadra che sta cercando di crescere anche dei giovani, stiamo cercando di fare un lavoro di prospettiva. L'atteggiamento del primo tempo è stato corretto e abbiamo rischiato o meno, l'atteggiamento del secondo non è stato corretto, certi atteggiamenti, comportamenti ci tirano indietro, non riusciamo a capire che in quel momento è più facile fare 3-1 che non difendere il gol. E quindi dobbiamo cercare, quando una squadra avversaria rompe, e da lì dobbiamo cercare di essere un po' più lucidi, leggere meglio, andare avanti, vincere qualche duello in più, cercare di essere un po' più determinati sotto porta, perché abbiamo sprecato tanto, cercare di essere un po' più performanti negli interventi. Ho visto un sacco di interventi, non mi sono piaciuto. Però senza falsa retorica, bisognava vincere, oggi abbiamo vinto, ma in un percorso di crescita dove tu devi affrontare tutte le partite, oltre che allenarsi molto, bisogna aggiustare la testa, un altro tipo di mentalità, oppure riproporre il primo tempo che duri per 90 minuti. C'è da correre, lo so che c'è da correre, ma non è ancora. Mister, bene, prendo di buono il risultato, che è giusto, la cosa più importante è la vinta. Se dovessimo parafrasare, glielo chiedo, Bosco vostro direbbe, se arbitro ha dato gol, col c'era, visto che Lecco ha messo in discussione il primo gol dell'avversario. Non l'ho visto. Da dove ero io è impossibile, neanche poco di fare. La cosa buona è che era un calcio d'angolo preparato e abbiamo capitalizzato. C'era anche una lettura di situazioni migliori da fare. Secondo tempo abbiamo avuto 2-3 palloni, le partite vanno ammazzate, perché invece tu li tieni in bilico, andando indietro non è l'atteggiamento giusto, anche perché poi è facilmente riscontrabile che noi non siamo arrivati a costruire per far palle gol il primo tempo. Noi rubavamo palla a tre quarti, la squadra era aperta, ma dobbiamo tenerla aperta. Se fanno duelli dietro bisogna tenere un po' meglio l'uno contro uno, se c'è da giocare uno contro uno giocheremo uno contro uno. Se vogliamo costruire la mentalità di una squadra che deve tornare a fare cose un po' ambiziose, quindi secondo me il percorso per cercare nel tempo di formare una squadra che abbia ambizione è avanti, indietro siamo sciagurati. Hai fatto alcuni campi, qualche mezzo, la regia di Ganzi, il movimento di Ganzi ci hanno dato, soprattutto nel primo tempo, appunto questo discorso di tenere anche un pochino più la squadra e vincere più duelli. Cercavo di mettere prima di tutto gambe fresche. Io non guardo i cognomi, come si chiamano, a me non mi interessa, io guardo il lavoro settimanale, le verità oggettive. E il calcio sta cambiando, è la prima volta che io mi trovo a fare allenatore con 5 cambi, è la prima volta che c'è i giovani, è la prima volta che ci sono dei parametri normali. Io ho fatto il calcio, se sei bravo giochi, se non sei bravo stai a casa. E devo cercare di capire, anche se non muoverò molto la mia mentalità, perché secondo me chi merita, chi pedala va e deve rappresentare la maglia dell'Alessandria.
spero lo capiscono in fretta, per essere una persona leale, onesta, io dico sempre quello che penso. E come ho visto un ottimo primo tempo in preparazione, dico che secondo tempo siamo tornati a qualche vecchio fast. Vecchi fasti non ci pagano, perché al netto che dovevamo vincere, ma noi siamo una squadra che porta 20 partite, abbiamo vinto 3-4 volte, non di più. E questa è la verità oggettiva. Questa è l'ultima categoria dei professionisti. Dopo ci sono i dilettanti, bisogna decidere noi cosa vogliamo fare. Quindi per cercare di fare una squadra di nuovo ambiziosa che possa andare a giocarsela bene, bisogna passare secondo me attraverso questo percorso. Un'ultima categoria. Io Maradona non l'ho mai visto qua. Quindi bisogna pedalare. E bisogna pedalare anche fuori. Dici perché? Una partita, il primo tempo dominata. Se pareggia chi io racconti? E quindi presa di posizione veloce su quello che dobbiamo fare, poi le partite naturalmente si possono vincere, si possono perdere, ma l'atteggiamento e i comportamenti, mi dispiace, pure sul campo devono essere diversi, o devono essere come nel primo tempo. Poi posso anche perdere se qualcuno è più forte di noi, perché questo campionato, l'ho sempre detto, tolta la prima, dall'ultima alla seconda c'è niente, sono tutti lì compressi. E l'accelerazione delle squadre di sotto è... L'Olbia sembrava sciagurata qua, ne ha vinte 3 in fila. A Gian Erminio è 3 in fila. E Lecco veniva da... Per le ultime 10 partite penso che sono secondi dopo il Monza. Quindi vincere o perdere ci vuole poco. Se tu vai con la mentalità fai più duro. Diventi parente della vittoria. Se tu non hai quell'atteggiamento, tu diventi stretto parente della sconfitta. E tu devi... Arriva ultimo, arriva secondo, in questo girone c'è niente. Può bastare? Grazie.